Allora, in questa lezione volevo farvi riflettere su un altro aspetto. Ecco, diciamo che non arriveremo a sviluppare anche degli esercizi, quindi questa parte qui rimane una parte teorica, però è estremamente importante per quanti di voi magari andranno a fare dei corsi di biologia, di medicina, perché sicuramente quando si spiega il funzionamento degli organismi viventi, a breve noi parleremo di organismi viventi di omeostasi, bisognerà prendere in considerazione anche un aspetto importante legato a queste soluzioni tampone. Allora, noi siamo fatti d'acqua. Okay, siamo fondamentalmente fatti d'acqua e ogni ambiente, ogni organismo vivente deve avere per funzionare bene un valore di pH che si mantiene più o meno costante. Variazioni di questo valore possono compromettere effettivamente il funzionamento, quindi il pH, come la temperatura e come altri aspetti, garantiscono il buon funzionamento degli organismi viventi e dei suoi diversi organi. Quindi, primo problema, un problema che gli organismi viventi hanno è che essendo fatti da acqua, meglio da soluzioni acquose, hanno un comportamento molto simile a quello che ha l'acqua. Cioè all'acqua cosa succede? Che basta che noi si aggiunga piccole quantità di un acido forte per sballare completamente il suo pH. Provate a fare un esercizio, quindi prendete un pH 7 dell'acqua, aggiungete anche una concentrazione bassa di acido cloridrico, calcolate il suo pH e vedete come questo subito si allontana da 7 e va velocemente a valori inferiori a 7, molto inferiori a 7. Quindi il fatto che si possano o con l'alimentazione o comunque creare a seguito di infiammazioni situazioni dove ci sono i presupposti per avere una forte acidificazione, quindi un mal funzionamento di un organo, ci sono. Idem quando l'acqua, quindi l'acqua con il suo pH 7 viene a contatto anche con piccole quantità di basi forti. Qui ho fatto l'esempio, io prendo una soluzione con pH 7.5, va bene? Ipotizzo che in questa soluzione io abbia messo una soluzione tampone, dopo vi dico cos'è la soluzione tampone, cosa succede? Che io posso aggiungere, vedete, un acido forte, qui non sto a specificare né quanto né che concentrazione, comunque aggiungo un acido forte, anche di poco concentrato, anche un basso volume, comunque otterrei una grande acidificazione. Viceversa, se io oltre alla soluzione ho aggiunto una soluzione tampone, vedete che il pH mi si mantiene, ho messo un più o meno 7.5. La stessa cosa se io aggiungo un idrossido di sodio che è una base forte. Vedete che il pH non cambia per aggiunta di piccole quantità di acido forte e di base forte. Viceversa, avremo un grande cambiamento, quindi qui per valore da 7 in giù, qui per valori da 7,5 in su, se non avessi la soluzione tampone. Ok, quindi questo è il primo concetto che vi volevo dire. Vediamo come si prepara. Quindi questo primo asterisco possiamo dire come si prepara. La possiamo preparare in laboratorio oppure negli organismi viventi. Ci sono già delle soluzioni tampone naturali all'interno, appunto, delle soluzioni che le rendono, appunto, tamponate. Allora, una soluzione tampone è formata da un acido debole più del sale dell'acido debole. Vi faccio un esempio. Un acido debole potrebbe essere l'acido acetico, CH3COOH. Con, quindi nella stessa soluzione, si mette oltre all'acido debole, acido organico, acido acetico, un sale dell'acido acetico, che
che potrebbe essere l'acetato di sodio. CH3COONA. Ok? Oppure una soluzione tampone potrebbe essere fatta anche da una base debole, l'ammoniaca NH3, unita a un sale della base debole, quindi potremmo mettere ad esempio il cloruro d'ammonio. E questo suo sale. Questi qui sono sali molto solubili, va bene? Quindi quando li metto in acqua si solubilizzano, e questi qui sono invece acido debole e base debole, sappiamo già. Vediamo adesso come funzionano. Come funzionano. Allora, vediamo cosa succede quando questi vengono messi in acqua innanzitutto. Faccio l'esempio con questa soluzione tampone. Allora, questa soluzione tampone, quando io vado a mettere in acqua l'acido acetico, questo qui si ionizza con una certa KA, quindi un equilibrio che è tendenzialmente spostato verso sinistra. L'acido acetico si ionizza e libera CH3CO meno più un H+. Abbiamo già visto mille volte. Il sale è un sale solubile, quindi quando lo metto in acqua mi si ionizza e mi libera CH3CO meno più Na+. Va bene? Questo è quindi la base coniugata di questo acido ed è una base forte, e questo è questa qui. E questi qui sono questi due prodotti di ionizzazione. Li devo mettere più o meno nella stessa quantità nella soluzione tampone che sto preparando. Vediamo adesso come funzionano. Questo qui, quindi, è quello che succede. In base a questo vediamo come funzionano. Allora, innanzitutto io vedo che nella soluzione totale io ho un'altissima concentrazione di CH3CO meno, perché in parte deriva dall'acido e in parte deriva dal sale. Quindi mi trovo già in una condizione dove ho questo valore qui estremamente alto. Immaginiamo che in questa soluzione tamponata venga introdotto un acido forte, venga introdotto ad esempio dell'HCl. Quindi qui ho messo come primo esempio questo, io vado a introdurre quindi dell'HCl, quindi questi qui sono gli H+ dell'HCl. Cosa succede? Succede che si trovano in una soluzione tamponata dove c'è molta base forte. Va bene? Molta base forte. Quindi l'equilibrio cosa fa? Mi si sposta verso la parte debole, quindi verso questo acido debole. Quindi noi avremo questi H+, va bene, che vengono catturati da questo CH3CO meno e quindi vanno a ricostituire questo acido. Quindi praticamente mi spostano l'equilibrio da destra verso sinistra, quindi per le chatelie ovviamente questi si legano, questa è una base forte, quindi va subito a catturare gli H+ che io ho messo, e quindi l'equilibrio mi si sposta qui. Se io tolgo dall'equilibrio che si creava all'interno della soluzione tamponata, se io vado a togliere dei CH3CO meno, cosa succede? Succede che il sale, che è solubile, mi si solubilizza ancora di più. Quindi andrà a liberare degli altri CH3CO meno. Va bene? Quindi questo sale qui mi si solubilizza ancora, quindi va a liberare altre basi forti che continueranno a tamponare l'effetto di questi H+ che io ho introdotto, sono questi qui gli H+ di cui sto parlando, che quindi mi sono... diciamo che la soluzione tampone dopo un po' si esaurisce. In questo caso qui bisogna mettere nella soluzione tampone la stessa quantità di acido e del suo sale. Quindi tutto l'equilibrio che vedete si sposta da questa parte. Quindi questa solubilizzazione è favorita, non tutto sale inizialmente è solubilizzato.
abbiamo un certo indice di solubilizzazione e comunque abbiamo tutto un equilibrio che si sposta da questa parte. Ok? Secondo caso è questo qua. Io vado a inserire questa base forte in una soluzione tamponata, quindi la soluzione iniziale, che potrebbe essere acqua o quello che è, con la sua soluzione tampone. Allora vado a inserire questi OH-, questi OH- trovano nell'ambiente gli H+, che si sono liberati dall'acido, pochi che siano, però si sono liberati dell'acido degli H+. Qui il tampone funziona in un modo un po' diverso. Questi OH- si legano agli H+ dell'acido, va bene? Formano l'acqua è neutra. Formando l'acqua, cosa succede? Succede che questo acido qui si ionizza ancora, cioè io, vedete, vado a spostare l'equilibrio più verso destra. Andando a spostare l'equilibrio più verso destra, aumento anche questa concentrazione qui dei CH3CO-, perché se lo tiro da questa parte, i CH3CO- aumentano. Aumentando questo, cosa faccio? Riduco la solubilizzazione del sale. Va bene, quindi vedete tutte queste frecce che sono rivolte là verso destra. Quindi, il tampone, la soluzione tampone che utilizzo può funzionare sia in un senso, quindi sia nel senso in cui io voglia andare a tamponare l'effetto di un acido forte, sia nel caso in cui io voglia tamponare l'effetto di una base forte. Il meccanismo è un pochino diverso, però si basa sempre su questi equilibri mobili che ci sono all'interno di questa binomio, no? Acido, sale dell'acido, base, sale della base. E questo è il funzionamento. Altra cosa è vedere quanto cambi il pH in una soluzione tamponata. Ecco, questo qui sarebbero tutti esercizi che avremmo dovuto fare, però visto che al momento possiamo fermarci anche qui, è interessante, ecco, fare questo genere di ragionamenti, perché uno dei prossimi passaggi sarà proprio quello di cominciare la trattazione degli organismi viventi, quindi la trattazione anatomica e fisiologica, pensando proprio a condizioni di omeostasi che si devono realizzare all'interno di un organismi viventi che sono fatti da soluzioni di acqua, fondamentalmente con concentrazioni di acqua molto molto alte.